cominciai a fare le presentazioni perché fondamentalmente è l'unione di due gruppi, diciamo almeno. L'unione di un gruppo esistente, che tuttavia è in pausa dal punto di vista lavorativo, come lavori intesi come lavori di servizio al mondo spirituale, e un gruppo in via di formazione che ha un'intenzione di lavorare con il servizio. Sostanzialmente, Egidio e Mara sono due membri del servizio di Mizraim. Di questa linea del servizio di Mizraim, che è un'iniziativa nata nei paesi scandinavi, di cui vi ho già accennato. Quindi dal 1988, sulla base di una patente del rito egizio del Memphis Mizraim, il Gran Maestro del Memphis Mizraim in Scandinavia, in Svezia, che è Mikael Geyer, decide di concentrare tutti gli sforzi nel poter ricostruire il servizio di Mizraim, in quanto già nei paesi scandinavi in generale il servizio di Mizraim era rimasto attivo anche oltre praticamente la conclusione esteriore dei lavori, almeno nei primi tre gradi, nel 1914, quindi nella prima guerra mondiale. Quindi di conseguenza, essendo questo impulso più in continuità con quello che era il loro intendere la vita antroposofica, il coltivare la vita dello spirito antroposofica, è in qualche modo più vicino a loro, è in qualche modo qualcosa che è in continuità con il loro lavoro. Di conseguenza, già nel 1988 comincia questa ricostruzione, fa un viaggio nei vari gruppi antroposofici, conosce persone che hanno fatto parte ancora del servizio di Mizraim, quindi anche in Germania, che sostanzialmente condividono con lui l'esperienza di quello che è il servizio di Mizraim. E lui raccoglie questo enorme archivio su sia contenuti, che anche poi era già stato pubblicato, perché è stato pubblicato nell'84 in Germania, questo volume, l'Opera Omnia 265, che contiene fondamentalmente per intero, quasi completamente, i primi tre gradi del servizio di Mizraim e delle note sui gradi superiori, quindi in particolare sul quarto, sul quinto, sul sesto non c'è praticamente nulla. D'altra parte, in Opera Omnia 266, che sono le lezioni esoteriche, ci sono invece le lezioni esoteriche che erano parte da un lato di quella che è diventata poi la prima classe, quindi diciamo gli aspetti mantrici che venivano dati anche singolarmente ai singoli membri, ai singoli discepoli, e dall'altro tutta una serie di istruzioni che permettevano poi l'ingresso nel servizio di Mizraim, che era la seconda classe. Seconda e terza classe, in quanto i primi tre gradi rappresentano la seconda classe e gli altri sei gradi rappresentano la terza classe. Questa è la forma, questa è Opera Omnia 265, è la forma che sostanzialmente è quella che era già completa all'epoca, che è stata praticata soprattutto nei primi tre gradi, ma comunque veniva praticata anche nei gradi superiori per una cerchia sempre più ristretta, e che trattasi, Steiner la intendeva in questo modo, non tanto quanto un ordine, anche se molti che appartenevano ad altri ordini esoterici lo riconoscevano come tale, ma non era come Steiner lo presentava. Era un gruppo di persone che voleva coltivare il servizio al mondo spirituale e soprattutto quello che avveniva nel processo esoterico dei singoli gradi era una rappresentazione, una dimostrazione, per essere più precisi, di processi del mondo spirituale. Quindi quello che avviene nel grado, da un lato, nei primi tre gradi, nella seconda classe, rievoca esperienze passate della storia spirituale passata dell'umanità, e dall'altra invece rappresenta delle anticipazioni di esperienze future dell'umanità, e questo è il compito della terza classe. Quindi,
La prima classe è preparatoria, la seconda classe è ricapitolativa, quindi ricapitola passate condizioni, la terza classe è anticipatoria. Peraltro, di questa serie, diciamo, ricapitolatoria e anticipatoria, quello che si può effettivamente, che la maggioranza dell'umanità può incarnare, sono i gradi della seconda classe, quindi i primi 3 gradi. Una parte dell'umanità può incarnare i primi 3 gradi della terza classe, e gli ultimi 3 gradi sono fondamentalmente qualcosa che ci prepara delle condizioni che avverranno solamente in un futuro. Quindi sono dei semi che vengono gettati, diciamo, vengono posti nel terreno dell'anima per poter progredire. Quindi, siccome questa del servizio è una domanda che preme particolarmente, siamo arrivati a un punto in cui nell'ambito antroposofico si parla del servizio tanto, forse in modo molto pregiudizievole, quindi con tanti pregiudizi e con tante divisioni. E siccome c'è già stato un tentativo, in effetti, un'iniziativa in Italia in questo senso, che tuttavia però ha avuto delle difficoltà oggettive, perché richiede uno spazio e richiede un impegno costante da parte, diciamo, dei partecipanti, richiede di essere nutrita e sostenuta. Quindi è qualcosa che è difficilmente, diciamo, non si può coltivare individualmente, si deve coltivare come comunità, come quei semi di comunità di cui abbiamo già accennato, perché ho fatto un corso di biografia, ma perché ho anche letto i cicli su Natura e scopi della massoneria e La leggenda del tempio, La leggenda aurea, sono i semi della sesta epoca di cultura, quindi delle comunità del Graal, di quelle comunità che, riunendosi sulla base della fratellanza dello spirito, formano un calice che riceve ad un certo punto uno spirito, e quindi una sorta di identità, di nome, dal mondo spirituale. Arriva a un certo grado di maturazione. Questo calice è formato dai partecipanti al servizio, fondamentalmente, dal loro eterico e dal loro astrale. E quindi di conseguenza questo eterico astrale, deve essere posto in un certo senso sotto l'egida dell'io individuale di ognuno, quindi della buona volontà. Capite che quando questo astrale e questo eterico non sono perfettamente armonizzati, perché gli impulsi che derivano da questa unione non sono ancora risuonanti insieme, non sono ancora completamente omogenei, diventa difficile tenere insieme questo calice. E questo calice può essere tenuto insieme più facilmente se coloro che ne fanno parte sono già uniti a monte, quindi precedentemente, da una parte dall'essere dell'antroposofia che li ha condotti fino a, d'altro canto, a porre la domanda di come è possibile servire il mondo spirituale. Quindi ci devono essere questi due aspetti, qualcosa che ha già inserito la singola individualità nel movimento antroposofico a vario titolo, varia destinazione, quindi che sia artistico, scientifico, pedagogico o quant'altro, e dall'altro lato il fatto che si sente che nel momento in cui si è inseriti nella vita antroposofica c'è qualcosa che arriva a mancare e che però si può fare, avendone la volontà. Dall'altro lato, quindi, per presentare l'altra ala del gruppo, è un gruppo che si è formato durante l'estate scorsa con il primo seminario sulla biografia. E durante questo seminario, diciamo, già c'era una parte delle persone che hanno partecipato al seminario, in particolare c'era Monica e Barbara, che hanno posto una domanda riguardo al servizio. Spontaneamente, durante quel seminario, è stato organizzato un successivo seminario ad Ornak, che è stato fatto in agosto. Abbiamo avuto una enorme fortuna perché, grazie a una mia amica, che è Cristiane Gerges, che lei fa parte della Società Antroposofica ad Amburgo,
lei coltiva il servizio con altri membri della Società Antroposofica d'Amburgo e anche altri che sono ad Hornach. Sostanzialmente abbiamo avuto la possibilità non solo di visitare inizialmente Arlesheim e quindi il castello dell'antica iniziazione di Cagliostro, il Goetheanum insieme a Giuseppe Acconcia che ci ha fatto da guida all'interno e poi abbiamo fatto la nostra parte diciamo più esoterica, ma siamo stati a Malsch, al tempietto di Malsch, che rappresenta il seme dal quale tutto, fondamentalmente tutto il movimento, l'applicazione pratica della scienza dello spirito antroposofica ha trovato poi l'espressione successiva. Quindi con il tempietto di Malsch si rende visibile il primo tempio rosicruciano che emerge dalle profondità della terra e che ha questa forma che in effetti abbiamo chiamato un utero, ma potremmo chiamare anche un seme in effetti. Da cui poi sarebbe germogliato prima il tempio di Stoccarda, che era il tempio, è stato il primo tempio, diciamo, che era completamente fruibile, completamente utilizzabile per il servizio di Misraim, e poi successivamente, e che purtroppo è andato distrutto, poi successivamente è nata l'idea dello Johannes Bau a Monaco, che tuttavia non è stato possibile realizzare a causa già dei primi movimenti nazionalsocialisti, e quindi si è concretizzato nel primo Goetheanum. Quindi il primo Goetheanum è uno svolgimento e anche dalla stessa forma che da una cupola si sdoppia in due cupole, una grande e una piccola, quindi una macrocosmica e una microcosmica che però hanno una relazione tra loro di un macrocosmo dentro il micro e di un microcosmo dentro il macro, del tempietto di Malsch. Quindi quando siamo stati a Malsch ci siamo voluti ricollegare al servizio di Misraim, coloro che erano presenti, e abbiamo letto la commemorazione che voi conoscete, che è stata scritta da Marie Steiner per la morte di Rudolf Steiner dopo un anno e che abbiamo celebrato anche in precedenza. Quindi sostanzialmente noi l'abbiamo fatta a Malsch, mentre con Egidio Emara ed altri è stata celebrata in un tempio che era in un appartamento a Chiavari e che sostanzialmente era completo fondamentalmente, anche se era al limite della sua dimensione, perché erano 60 metri quadrati, diciamo, ci potevamo appena stare, ma fondamentalmente gli arredi c'erano tutti, quelli del tempio principale. Quindi due modalità per però uno stesso processo che è stato portato a compimento. Quindi diciamo che quello che io ho compreso da questa esperienza che è stata fatta precedentemente e da questa domanda che invece continua ad essere posta dove io diciamo, mi trovo a operare, a trovo a portare questo impulso della biografia, ma anche altre, come le altre conferenze che sono state fatte in precedenza, che fondamentalmente è essenziale che ci sia un gruppo precedentemente formato e precedentemente rinsaldato da questa volontà di praticare il servizio e allo stesso tempo che sia unito dalla base antroposofica. Poi, se ci sono altre persone che fanno parte anche di altre realtà, in quanto Steiner non ha mai chiuso il servizio di Misraim a membri di altre realtà spirituali, e questa è una cosa assolutamente essenziale. Proprio in quanto quei gradi erano la dimostrazione di realtà del mondo spirituale, quindi se altre società, altri movimenti spirituali, in particolare occidentali, si univano alle celebrazioni, era perché riconoscevano in quello che vedevano non qualche cosa di cui eri o dentro o fuori, ma qualche cosa che o era parte del mondo spirituale o non lo era. Quindi di conseguenza tutti coloro che hanno partecipato al servizio di Misraim all'epoca hanno riconosciuto che quello che vedevano era una dimensione altra, una dimensione ulteriore rispetto a quello che avevano praticato da dove provenivano. L'esempio lampante è Edith Marion, che faceva parte di un ordine inglese che avrete sicuramente sentito parlare, la Golden Dawn, nella particolare specie, nome della stella mattutina. Questo ordine, che era un ordine che attualmente ha pochi scontri, ha pochissimi membri, ma esiste a tutt'oggi,
è fondamentalmente un ordine ermetico, quindi che ha una base alchemica egizia e che è molto diverso in realtà dalle cerimonie che venivano praticate al servizio di Mizraim. Ma nonostante questo, l'allora Gran Maestro, che era Robert Felkin, del servizio di Mizraim, si unisce al servizio di Mizraim e chiede a Steiner di potergli dare accesso, da un punto di vista del processo esoterico, dei gradi superiori del suo stesso ordine. Quindi, attraverso questo impulso, lui riesce a portare l'impulso vivente del rosicrucianesimo, di un rosicrucianesimo che entra effettivamente nella vita esoterica delle singole individualità, e durante lo scoppio della Prima Guerra Mondiale riceve la missione da Steiner di preservare il nucleo fondamentale del servizio di Mizraim e portarlo dove sarebbe andato a vivere insieme alla famiglia, che è in Nuova Zelanda. E in Nuova Zelanda effettivamente questo impulso rosicruciano, e che poi era appena diventato antroposofico perché si era appena staccato dalla società teosofica, sta parlando del 1913, va in Nuova Zelanda e là sopravvive. Da questo particolare, diciamo, da quest'altro capo del mondo, una persona che pure non fa parte del movimento antroposofico, recentemente, quindi stiamo parlando di una persona vivente che ha circa la mia età, si è trasferita dalla Nuova Zelanda in Germania, in Europa, per scoprire le origini di qualche cosa che lui aveva ricevuto in Nuova Zelanda e che non sapevano esattamente che cosa fosse, sapevano solamente che era legato a Steiner, seppure apparentemente il resto di quello che aveva ricevuto non aveva niente a che fare con Steiner. Quindi, siamo all'incirca nel 2007-2006, viene a vivere in Europa e trova i membri del servizio di Mizraim, che nel 1988 è stato appunto ricostituito in forma come la conosciamo oggi dal Gran Maestro delle riti egizi in Svezia. Cosa succede? Che immediatamente riconoscono che una parte che era mancante, in quanto fondamentalmente riservata a una cerchia piccolissima all'interno della terza classe del servizio di Mizraim, era stata preservata dall'altra parte del mondo. Quindi un rituale che Steiner ha scritto per la comunicazione di un particolare aspetto del servizio di Mizraim ritorna, e quindi qui percepiamo la possibilità di Steiner di vedere in quello che sarebbe successo in un futuro molto lontano, ritorna a un impulso antroposofico che vuole coltivare il servizio di Mizraim. E questo rituale particolare è il cosiddetto nesso eterico a Christian Rosenkreuz, cioè la possibilità di collegarsi al nucleo vivente del servizio di Mizraim che deriva, promana dal corpo eterico di Christian Rosenkreuz. Quindi questo servizio di Mizraim, questo crescere, se voi leggete le conferenze, per esempio, che Steiner avrebbe dovuto portare a Genova durante l'ultimo congresso teosofico, che poi fu annullato da Annie Besant, in quanto Steiner avrebbe portato sostanzialmente tutti coloro che erano abituati, in un certo senso, e seguivano Steiner già da tempo, li avrebbe portati a Genova, e lì quello che sarebbe successo era che da parte di teosofi avrebbe sentito qualcosa che era totalmente in opposizione con quello che Steiner aveva portato fino a quel momento, ovvero l'incarnazione, la dichiarazione che non solo il Maitreya, ma anche il Cristo si era reincarnato in Jiddu Krishnamurti. Il convegno viene annullato per questo motivo, fondamentalmente per un'insicurezza di Annie Besant, e tutte le conferenze di Genova vengono fatte in quel tragitto che Steiner fa viaggiando dalla Germania verso l'Italia. E quindi questo impulso fa sostanzialmente la Svizzera italiana, Milano, e poi ritorna di nuovo alla Svizzera, ritorna nel centro Europa. In quelle conferenze lui parla del corpo eterico di Christian Rosenkreuz e di come il corpo eterico di Christian Rosenkreuz agisce nel vivificare la vita sovrasensibile di coloro che sentono questa chiamata a operare nel senso rosicruciano, cioè della trasformazione
della materia. Abbiamo letto, per esempio, a Malsch, quella invocazione ai maestri, quindi la pietra di fondazione di Malsch, che dice che la pietra di fondazione di Malsch, così come poi sarà la pietra di fondazione del secondo Goetheanum, è un primordio, un seme della trasmutazione della materia di madre terra. Questo è l'impulso rosicruciano. Questo è fondamentalmente lo scopo del servizio di Mizraim, quello di porre questi semi attraverso queste comunità del Graal, questi Graal che ricevono un'ostia dal mondo spirituale, un essere spirituale, e che gli permettono di operare nella realtà fisico-sensibile per la trasmutazione della materia. Questo non significa che individualmente questo non si possa fare, ma la magnitudine e l'intensità con la quale si può lavorare in questo senso, praticando il servizio di Mizraim, è ben diversa. E chi ha partecipato, credo che possa, quando viene fatto in un certo modo, perché chiaramente si può svendere tutto, quindi ognuno prova, diciamo, con le sue forze, cerca di fare il suo meglio. Facendo questo, mettendo questo anelito, e chiaramente nessuno di noi essendo né Steiner né Marie Steiner, ma allo stesso tempo ponendosi a servizio, è il mondo spirituale che riesce a colmare dove noi non arriviamo. Quindi di conseguenza, seppure siamo presenti nell'autocoscienza, è il mondo spirituale che ci raggiunge, si crea questo calice per il quale si può essere possibile essere raggiunti da questo dito, diciamo, della Sofia, diciamo così, che illumina l'oscurità. È quindi nel circa quando ritorna questo nesso eterico in Europa, quindi circa nel 2006-2007, che nel 2008 parte la seconda ondata del servizio di Mizraim, quindi 1988-2008, in Danimarca. Il Gran Maestro del rito scozzese danese è un antroposofo, così come sua moglie. Insieme, lei è Gran Maestra del rito scozzese femminile in Danimarca, insieme hanno una scuola antroposofica di meditazione, di naturopatia e di psicoterapia, quindi ognuno si occupa di aspetti diversi, e hanno, diciamo che il loro impulso, mentre quello della Svezia è stato più di recuperare i documenti, metterlo in atto, ma fondamentalmente avendo meno, come dire, un minore impegno nel rappresentare fisicamente quello che è il Tempio Rosicruciano, in Danimarca si sono da un lato trovati un lavoro già fatto, perché chiaramente gli è stato dato un impulso già formato dal punto di vista della ricostruzione del processo intero del servizio di Mizraim, con l'aggiunta del nesso eterico e ancora, quindi di questo nucleo battente, vivente, questa terza classe, e ancora ulteriormente loro hanno potuto sviluppare l'aspetto di rappresentazione esteriore, quindi dei simboli che permettono l'incarnazione del tempio, letteralmente. Quindi il loro impulso si è concentrato nella formazione letteralmente artigianale degli oggetti che servono per realizzare il tempio rosicruciano, adempiendo a quella metamorfosi da Malsch a Stoccarda al primo Goetheanum e poi il secondo, che rimane comunque un abbozzo in questo senso. Di conseguenza, mi trovano appunto, la storia, diciamo, trova che io stavo ricercando sul servizio di Mizraim indipendentemente, perché già mi era stato comunicato questo precedentemente. Nel senso che era stato indirizzato verso questa direzione, ma non avevo mai avuto esperienza di quello che è il servizio di Mizraim fino a quel momento. Nel 2015 io conosco queste persone dalla Danimarca, Dorte e Finn Norlev. Vado in Danimarca e sperimento per la prima volta il servizio di Mizraim. L'impressione che ho avuto, e che poi ho avuto anche visitando altri templi del servizio di Mizraim, è che proprio in Danimarca ci sia questa cura e questa attenzione per far sì che venga incarnato nel
migliore dei modi, che è anche più difficile perché richiede molto più spazio, molto più sostanze, molto più lavoro. Ma l'impulso che quindi io ho cercato di portare nuovamente in Italia era proprio quello, ed è stata lì anche la difficoltà di contenerlo, di tenerlo insieme nella sua forma. Detto questo, quello che io ho proposto alle persone che hanno posto questa domanda è quella di venite. Dopo studiate i testi che riguardano la 265 e l'agenda del Tempio, l'agenda aurea e Natura e scopi della massoneria, leggendolo per conto vostro e poi eventualmente riunendovi, ma poi ci vediamo progressivamente se avete delle domande. E poi, una volta che sarà peraltro possibile, dato che in questo momento viaggiare a livello internazionale è praticamente un terno al lotto, quindi sostanzialmente sono cambiamenti a livello di ore, quindi non è il momento, ma da qui a un anno, quindi sarebbe sostanzialmente l'estate prossima, sperando in condizioni migliori di viaggio, andare in Danimarca per, da un lato, il gruppo esistente, chi vuole unirsi. E lì ci sarà una sorta di separazione tra chi vuole unirsi e chi non ha più intenzione di unirsi. Proseguire con da dove eravamo finito, dove avevamo avuto questa interruzione. E con gli altri cominciare e vedere che cosa comporta il servizio di Misre. Ovviamente in italiano, aiutati dai membri già esistenti. Non ho capito, unirsi, Il gruppo proseguire. Ah, esistente ok. che prosegue perché in realtà è in pausa, ma non ha interrotto, ok? Quindi è sostanzialmente una sospensione pratica, perché poi chiaramente dal punto di vista interiore possono aver fatto anche le loro, dire, una loro meditazione piuttosto che un loro studio, quindi questo è qualcosa che è a livello individuale. Ma a livello di gruppo invece proseguire per coloro che vogliono proseguire del gruppo originario, perché alcuni potrebbero non volerlo fare, e invece per il nuovo gruppo cominciare in modo da avere una base di esperienza che non è qualcosa, diciamo, di così, di un anelito solamente, ma è qualcosa di effettivamente un processo occulto che intesse tra i membri non, e soprattutto conoscere la realtà esistente in Danimarca, che ovviamente è collegata anche ad altre realtà, come vi ho citato. Quindi, questa era la storia fin qui, ok? Quindi era per spiegarvi da dove arriviamo, dove siamo e dove andiamo, se vogliamo andare. Riguardo all'argomento in sé, io aspetto sempre che siano altre persone che lo chiedano o che lo chiedano giusto a dei membri esistenti, non c'è proselitismo o non c'è l'ansia di dover chiamare, diciamo, altre persone, anche perché in Italia attualmente c'è un enorme problema, un enorme tabù su questa cosa e si stanno scatenando diciamo, lotte intestine, le opinioni più contrastanti su qualche cosa che fondamentalmente risponde solamente alla domanda: volete provare a farlo, a offrire questo servizio? Sì o no? Questa è la vera domanda. Una volta che si risponde a questa vera domanda, si può decidere come. Che tipo di servizio, ma siccome noi abbiamo sostanzialmente qualcosa di già formato, disperdersi in qualcosa che è da formare, che sarebbe fondamentalmente una creazione che ha in sé qualcosa che magari potrebbe essere anche più adatto ad oggi, ma allo stesso tempo è un punto di domanda. E fondamentalmente sappiamo che il servizio di Misrei, anche se in forma trasformata, sarebbe dovuto andare avanti. Steiner stesso ce lo dice che la seconda classe era destinata a Marie Steiner, la prima a Ita Wegman e la terza l'avrebbe guidata lui. E quando sostanzialmente nelle ultime esortazioni ai soci, lui dice che sono i singoli soci che poi riunendosi dovranno coltivare i misteri. Non dobbiamo essere più dogmatici, diciamo, di quanto Steiner non lo sia mai stato. Steiner non ha mai dato nessun dogma. Quindi di conseguenza, quando noi diciamo no, questo non si può assolutamente fare, quando c'è già un solco tracciato, noi stiamo dogmatizzando.
E fondamentalmente vogliamo paralizzare la volontà di altri che invece, anche sbagliando, vogliono seguire un anelito, vogliono offrire un servizio al mondo spirituale. Nell'umiltà, non diciamo nell'esaltazione, che siamo nell'esatto contrario. Quindi di conseguenza vi prego anche di questo argomento di tenerlo abbastanza intimo perché man mano le persone eventualmente si aggiungeranno chi è interessato ed altri invece diciamo, si distaccheranno, ma è assolutamente, non c'è nessun tipo di Fisiologico. obbligo ed è fisiologico. Quindi questo è quanto fino adesso. Quindi quello che io volevo proporre oggi è di fare un'apertura rituale, che è quella che ormai siete abituati, leggendo però una parte di un rituale di iniziazione del primo grado, in modo che ci si immagini, ci si immerga in questo rituale di grado. Anzi, io, se voi siete d'accordo, potremmo leggere o il primo interamente o il secondo addirittura. Voi l'avete già ascoltato, il primo. L'abbiamo fatto quando abbiamo fatto il culto. Quindi di conseguenza potremmo anche andare sul secondo e leggerlo interamente, per esempio. Questo potrebbe essere come meditazione, perché comunque tanto sono cose pubblicate, penso che tutti possono leggere. Detto questo, invece vorrei sapere, quindi questa è la parte più meditativa, quindi una sorta di processo astrale, quindi in astrale perché i lavori del servizio Misera nei primi 3 gradi sono fondamentalmente nel tempio astrale, mentre dopo diventerà un tempio del pensiero, poi un tempio della ragione, quindi di conseguenza che segue la successione eterico, astrale, pensiero, ragione, Devakan inferiore, Devakan superiore, quindi fondamentalmente avendo letto diciamo di questo tema sia di 265, quindi sul servizio di Mizraim, chiamiamolo col nome che ha, e invece la leggenda del tempo, la leggenda aura, che comunque è contenuta dentro questo in altra forma, ci sono dei dubbi, ci sono delle domande, dei chiarimenti, qualsiasi cosa, assolutamente ne possiamo parlare. Chiedo solo poi di tenere il tempo, perché vorrei, diciamo, arrivare a conclusione verso le 6, così anche chi deve andare via può farlo tranquillamente. E se anche questi temi, se in qualche modo vi hanno risvegliato qualcosa, seppure invece vi sono rimasti tutto sommato meno interessanti di quanto invece pensavate prima. Monica, abbiamo letto insieme, avevamo fatto una lettura sia individuale sia di coppia, diciamo, e sono sorte in realtà varie domande, però in questo momento io non le ho presenti, se devo essere sincera, nel senso che è tutto un lavoro che va ripreso anche perché non sapevo bene oggi come Tanto sarebbe stato oggi è il l'incontro. primo incontro di questo tipo, quindi. Quindi sicuramente c'erano tanti spunti, tante riflessioni e io non avendo un mentale così raffinato, cioè no, la memoria non adesso, però c'è, almeno è nato in me e poi Monica dirà la sua parte, desiderio di approfondire queste domande, queste questioni che sono più di non tanto rispetto al rituale in se stesso, ma tanto al significato che c'è dietro, ai simboli Diciamo e a quello che viene spiegato. che in generale il tempio è un cosmo in miniatura, o meglio, è qualcosa che è tra il macrocosmo che noi abbiamo intorno a noi e il microcosmo che abbiamo in noi. Quindi è un mesocosmo, diciamo così. È uno scambiatore, un mediatore tra il macrocosmo e il microcosmo. E detto in un altro modo, è un luogo di incontro tra il mondo spirituale e il mondo fisico sensibile. Quindi si trova in questo luogo a metà. È letteralmente un laboratorio dove,
vengono appunto rappresentati, dimostrate delle realtà del mondo spirituale. E questi rituali che Steiner ha portato sono, da un lato, collegati alle tradizioni precedenti, quindi in particolare alla massoneria egizia, ma dall'altro sono diversi dalla stessa massoneria egizia, quindi ci sono dei riferimenti a quella che erano gli antichi rituali, ma in forma trasformata. E questo permette anche lì di essere qualcosa che non è né legato troppo al passato né troppo proiettato nel futuro, ma che neanche nel tempo e non solo nello spazio lega entrambe queste dimensioni. I simboli del tempio sono quei portali, diciamo così, quelle porte attraverso cui il mondo spirituale può manifestarsi. Quindi i simboli, per esempio, i simboli dei tre altari, che sono l'altare della saggezza che sta a est, l'altare della bellezza che sta a sud e l'altare della forza che sta a ovest, ed eventualmente l'altare del nord, che è un quarto che però compare solo in un dato momento, quindi questi tre altari principali, rappresentano queste tre colonne che vediamo anche nel nostro diagramma della biografia. Quindi rappresentano non solo qualche cosa che sta lì appoggiato di colore rosso, giallo e verde, okay? Non hanno solamente questo significato, o perché sono belli. Sono però lì perché il mondo, quando noi pratichiamo servizio di Mizraim, se le cose sono fatte in un modo che diventa invocativo, cioè che invoca all'interno del tempio quella dimostrazione, quella realtà dei mondi spirituali, quello che accade è che il simbolo diventa vivente, cioè si ricopre, si riveste di una realtà sovrasensibile e quindi rimanda ai singoli individui che partecipano al servizio di Mizraim delle loro proprie associazioni, che hanno a che fare con la loro persona inizialmente, poi diventano sempre più oggettive man mano che ci si avvicina al simbolo in sé. Non è più il simbolo che raggiunge noi, ma siamo noi che andiamo verso il simbolo. Quindi, per esempio, questi tre altari sono il primo simbolo, che sono anche tre luci che vengono accese, che sono appunto le stesse che operano, l'abbiamo visto lì, la bellezza è la mediatrice e quindi sta in mezzo tra l'altare della forza, che quindi sta a occidente, che corrisponde alla dimensione del padre, e l'altare dello Spirito Santo, che corrisponde alla saggezza, che sono le stesse che abbiamo utilizzato nell'apertura e nella chiusura. Altri due simboli sono per esempio le due colonne, che anche qui abbiamo, la colonna Yakin rossa e la colonna Boaz blu, che quindi stanno a rappresentare la dualità e quindi da un certo punto di vista la caduta, ma anche quello che erano prima della caduta, quello che possono essere dopo e quello che erano prima. Quindi anche in questo senso il tempio non ha solo una direzione di lettura, ha tante direzioni di lettura, quanti sono questi esperimenti, queste dimostrazioni che possono essere fatte all'interno del tempio, disponendo anche gli elementi in modo diverso, oltre che avendo un rituale diverso. Se si potesse riassumere in una frase il senso del servizio di Nisman, cioè perché lo facciamo? Qual è Perché il fine? il fine è ricongiungere lo spirituale al materiale e di conseguenza elevare il materiale allo spirituale. Quindi è una forma di spiritualizzazione della materia e quindi di conseguenza di pratica, di volontà dell'essere antroposofia. Cioè lì entri nel merito della volontà, al posto che nella via religiosa, che è fondamentalmente la via di Abele, cioè la via della comunità dei cristiani essenzialmente, e se vogliamo la via della religione in generale, questa è la via di Caino, è la via solare, non la via lunare. La via lunare riceve, cioè un mediatore singolo, e fondamentalmente quello che c'è intorno a questo, diciamo, contenitore ha importanza, ma è più importante il mediatore, che è una singola personalità, che si fa da sacerdote, quindi colui che amministra le cose sacre, si fa da mediatore tra un mondo spirituale che sta all'est, all'oriente,
dove diciamo vediamo l'altare, e i fedeli o comunque coloro che seguono, che ricevono dal sacerdote il sacramento. Nella via di Caino ognuno singolarmente riceve il sacramento da se stesso, perché il sacramento è la comunione nel pensare vivente. Quindi tutto rituale si chiama anche culto cognitivo perché mira a rivivere la cognizione, mira a resuscitare il pensiero nell'uomo. Cioè infondere la vita dello spirito nell'incarnato, nel materiale, e così facendo liberando quello che è l'esperienza che lo spirituale, imprigionato, diciamo, nella materia, ha avuto fino a quel momento per riportarlo al mondo spirituale. Quindi questo lavora sia individualmente ma anche a livello Di di gruppo. gruppo Sono due e anche a livelli. livello cosmico, cioè nel senso è Sì. comunque portarlo anche nella terra, È un immagino. portarlo anche nella terra, quindi a tutti i livelli che si relazionano uno con l'altro. È da un lato appunto c'è un livello individuale che ognuno sviluppa per sé, quindi è un coltivare un sacrario per se stessi e quindi portarlo poi nella propria attività, chi nella pedagogia, chi nella terapia, chi nella scienza, chi nell'arte, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo lì si ha, è come se l'antroposofia viene sempre soprattutto declinata, cioè noi abbiamo la medicina antroposofica, l'architettura, l'euritmia, che sono collegate, no? Ma allo stesso tempo vengono proposte per ragioni anche didattiche e istituzionali, se vogliamo, in modo specifico. Ed è così che deve essere, ma quella è la periferia, cioè è la direzione dal centro che va verso il mondo, verso l'esterno. Nella direzione in cui tutti i diversi cammini di vita che portano all'iniziazione nella vita attraverso la scienza dello spirito devono tornare al centro, cosa si trova? A un certo punto o trovi dei gruppi del movimento antroposofico che coltivano un certo tipo di pratica spirituale, che possono essere i sei esercizi, le meditazioni e le immaginazioni, per esempio la Rosa Croce, o trovi la prima classe della società antroposofica. O nient'altro. Ma in realtà questo è la. Se noi immaginiamo di venire, per esempio, dalla pedagogia steineriana e ci poniamo davanti, abbiamo i sei esercizi, poi abbiamo l'immaginazione, le meditazioni, poi abbiamo la prima classe. Quella prima classe è come se fosse la porta d'ingresso, e infatti si parla solo del guardiano della soglia, di quello che sta dietro, che è la seconda e la terza classe. Il servizio di Misraim è un andare sempre più al centro della comune vita antroposofica, di tutte le correnti antroposofiche. Quindi è fondamentalmente non più l'antroposofia declinata in, è l'antroposofia in se stessa. Ok? Quindi questo è l'atteggiamento che si ha nell'andare verso un centro. Ed è qui il problema della società antroposofica, che io sono membro, quindi non è che lo dico perché invece non mi piace la società antroposofica. Sarebbe molto bello se si decidessero in un senso o nell'altro a coltivare la seconda e la terza classe, in un modo o nell'altro. Perché? Perché si accorgerebbero che finora hanno tenuto in arresto cardiaco la società antroposofica. E forse lo sanno anche, ma non sanno come fare, non vogliono prendere il coraggio per infondere seconda e terza classe, cioè la buccia del frutto, prima classe, la polpa che è la seconda e il nocciolo all'interno che è la terza. Perché Perché spaventa l'aspetto rituale? l'aspetto rituale, Steiner ce lo dice, perché spaventa, perché nel corso, sostanzialmente nel corso delle epoche, l'aspetto rituale era l'aspetto religioso, che fosse cainita, quindi più diciamo massonico, che fosse abelita, più ecclesiale, sacerdotale, che poi sono i due Gesù fondamentalmente, era religio, cioè era qualcosa che univa al mondo spirituale. Nel momento in cui entriamo nella caduta degli spiriti delle tenebre, quindi quando si separa l'intelligenza cosmica dall'intelligenza individuale dell'essere umano,
gli spiriti di menzogna possono appropriarsi dei simboli che erano utilizzati nel sacerdozio e nella costruzione dei templi, nella massoneria. Quindi fondamentalmente io posso usare un rituale che è del tutto conforme a quello che era in origine. Quindi Steiner non dice, per esempio, che il problema della massoneria è il rituale. Non è quello. È che avendo perso il collegamento con l'intelligenza cosmica, cioè con Michele, cioè con il mondo spirituale, fondamentalmente, il significato che viene attribuito, appiccicato o inserito nel simbolo stesso non è corrispondente alla sua realtà come forma. La forma non corrisponde più alla realtà sovrasensibile, cioè diventa una menzogna. E quindi da qui il sospetto, che è in un certo senso anche lecito, se vogliamo, del fatto che quando viene proposto un simbolo, esso abbia in realtà un significato deviante rispetto al simbolo stesso, che io ci posso mettere qualcosa di to totalmente personale e ti dico che però quel simbolo vuol dire quello. Diventa arbitrario e quindi diventa una menzogna fondamentalmente, o può facilmente diventare una menzogna. Quindi il sospetto che ha, diciamo, questo aspetto rituale è derivato da questo disaccoppiamento tra significato e simbolo, e il significato del simbolo. Si può dire quindi che il simbolo iniziale, che era puro, uso dei termini, scusatemi, e poi è stato deviato, e È adesso il possibile simbolo, deviarlo, diciamo così. da quello che ho capito, è stato anche deviato nel frattempo, no? Sì, Questa però dimensione, quella. Steiner, per esempio, non dice che tutto quello che succede al di fuori della scienza antroposofica non va bene, No, no, vabbè, no? Per comunque. esempio, lui dice che è possibile, da quel momento lì diventa possibile abusarne. Quindi sì, è possibile, in qualche parte, diciamo così, è stato accusato, quindi sono i simboli che hanno avuto, anche, hanno questa doppia cosa, cioè l'origine e quello che poi è stato con la menzogna, appunto, è stato dato, però il simbolo è lo stesso, però può È lo essere visto da due stesso, parti. sì. Se ho capito giusto, adesso il tentativo è quello di far ritornare il simbolo alla sua origine, attraverso, dandogli un quel significato originario. E questo è il tentativo da Esattamente. fare, giusto? Questo è il diciamo che l'immersione del tempio rosicrociano da sottoterra, da come era in origine, a quello che diventa il tempio di Marsh, è questo tentativo di riunire il simbolo alla sua origine spirituale. E il simbolo, peraltro, Steiner dice, serve solo fin quando si va dall'eterico all'astrale, poi dopo il simbolo fondamentalmente diventa sempre meno importante ed è più importante la parola, perché siamo nell'ispirazione, quindi immaginazione, siamo ancora nei segni, nei simboli, nelle immagini. Poi abbiamo la parola, perché è l'ispirazione, e poi abbiamo il gesto, perché è l'intuizione. Quindi in realtà, nell'ambito esoterico rituale, il simbolo è proprio l'aspetto più apparente, ma poi dopo c'è l'aspetto parola, che è anche il rituale stesso, e l'aspetto gesto, che è quello più elevato e forse anche meno, diciamo, comunicabile intellettualmente, ovviamente. Io posso spiegarti un simbolo, ma un gesto, per esempio, posso anche disegnartelo, ma un gesto io devo farlo vedere e devo fartelo provare, far avere l'esperienza di quello che è quel Assaporare quello gesto, che no? Il movimento è il è, gesto. e questo è il motivo per cui bisogna, cioè è logico che siamo due o più nel mio nome riuniti, cioè quindi questo Esatto. discorso della comunione, di essere in più persone. E questo è proprio il concetto, mentre la pietra di fondazione, per esempio, la intendiamo in un senso individuale, ha un significato, ma fondamentalmente poi l'uomo non è un'entità separata da tutte le altre entità umane. Su tutto l'uomo, un unico uomo universale, il Cristo si manifesta quando gli uomini si riuniscono. Ritornare all'uno. È ritornare all'uno, quindi è ritornare a questo centro, è ritornare dalla periferia del movimento antroposofico verso il centro della classe. Quindi è come dire questo tentativo di diventare le piante pioniere per queste future. Infatti il lavoro da un punto di vista spirituale, fondamentalmente, non è per noi, ma è per qualcosa che verrà, perché è un seme fondamentalmente. Quindi il lavoro sì entra nel qui ed ora, ma
è come un continuo seminare. La germinazione di questi risultati di questa pianta si vedranno tra generazioni future, quindi è un passaggio. E il fare qualche cosa, l'abbiamo detto anche durante il seminario, quando io compio un'azione, per esempio la meditazione, che fondamentalmente dal punto di vista materiale non serve a niente, io sono certo che lì entra il mondo spirituale. Perché il mondo spirituale fondamentalmente richiede delle azioni libere, e le azioni libere non sono vincolate dal mondo fisico-sensibile. Quindi Lucifero e Arimane devono recedere per forza. Se la meditazione singolarmente è un atto libero e inutile dal punto di vista fisico-sensibile, materialistico, il servizio di Mizraim è una meditazione collettiva. E quindi diventa ancora più potente questo entrare del mondo spirituale, potenzialmente. Quindi il rituale è il mezzo attraverso questo contatto avviene. Ed è strutturato con un'apertura, uno svolgimento che può essere o un'iniziazione in un grado, cioè una dimostrazione di una realtà del mondo spirituale, oppure una lezione esoterica, o ancora una meditazione, e poi una chiusura. Quindi sono tre momenti. Quindi ha la stessa struttura di un rituale massonico e ha anche una consonanza, perché Caino è Iram Abif, l'abbiamo letto nel Leggenda del Tempio, è Iram Abif reincarnato. Quindi è l'architetto che costruisce fisicamente il Tempio di Salomone, il tempio che mostra le due colonne, Yakin e Boaz, all'ingresso, che a sua volta ha le proporzioni come le aveva precedentemente l'Arca di Noè, e qui torniamo, diciamo, a un altro tempio che stava sulle acque. Il Tempio di Salomone è un tempio che sta sulla terra, così come l'Arca di Noè aveva le proporzioni dell'uomo che sarebbe venuto subito dopo, quindi dopo il diluvio universale. Il Tempio di Salomone ha le proporzioni dell'uomo che sarebbe venuto successivamente al Tempio di Salomone stesso. Di conseguenza, le proporzioni del primo Goetheanum sono le proporzioni di quell'uomo che verrà nella sesta epoca di cultura. Del primo Goetheanum. E anche del secondo, anche se in forma trasformata, noi dobbiamo sempre considerare che il secondo Goetheanum è un contenitore del primo Goetheanum in forma eterica. Quindi, in effetti, quando noi parliamo di secondo Goetheanum, noi stiamo parlando sempre del primo, solamente che vediamo fisicamente solo il secondo. È il cranio che contiene il cervello, diciamo, eterico. Scusa, il Tempio di Salomone è in proporzione all'uomo che Che sarebbe venuto dopo i tempi sostanzialmente dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento. Quindi il tema della costruzione del Tempio di Salomone è nuovamente il problema dell'uccisione di Abele. Caino uccide Abele perché Geova non accetta il sacrificio solare dei vegetali di Caino. Caino è colui che trasforma l'elemento minerale, lo verticalizza in un elemento vegetale. Geova è l'Eloah, lo spirito della luna, e dice: no, io mi occupo degli animali perché io ho degli influssi orizzontali che lavorano sull'astrale dell'animale. Abele offre il suo capo di bestiame e viene accettato. Abele è colui che risponde al sacerdozio di Geova, che è questo sacerdozio passivo fondamentalmente, cioè che riceve il dono dal divino e lo restituisce così com'è. Lo preserva. Caino è colui che invece dice: sì, io ho ricevuto un seme, ma io lo voglio trasformare in qualcosa che è di più, che è in potenza nel seme, ma che in atto diventa molto di più, evolve. Quando Caino e Abele si reincarnano successivamente, si ripresentano come, da un lato, Iram Abif, che
che è il Caino ritornato, che è il costruttore del Tempio di Salomone, colui che utilizza la tau, la sacra tau, che sarebbe il martello, il maglietto, e dall'altra parte Salomone, che è l'Abele reincarnato. Nel momento in cui, e lo leggete nella leggenda del Tempio, ma anche nell'equivalente della lezione del servizio di Misre, è Salomone che ordina il sabotaggio e l'uccisione di Ramabif. Quindi questa volta è Abele che karmicamente compensa la sua uccisione nell'incarnazione precedente. Ma Balkis, che è la regina di Saba, che è la sposa inizialmente di Salomone, secondo l'antica usanza, quando vede i Ramabif si innamora di Ramabif, ovvero la saggezza stellare, la Sofia, prima è unita all'impulso sacerdotale. Ma questo ruolo, man mano che andiamo avanti nei tempi dell'Antico Testamento verso il Nuovo, si esaurisce, come se avesse bisogno di una boccata d'aria nuova, e si lega all'elemento dell'artigianato, della capacità di trasformare l'elemento minerale in vegetale di Caino, i Ramabif. E Steiner è colui che ha, dopo il mistero del Golgota, ci sono stati altri tentativi chiaramente, ma Steiner l'ha fatto per la prima volta in un senso di aprirlo al maggior numero di persone possibile, dell'unione dell'elemento abelita e dell'elemento cainita, una possibilità che è stata aperta dal fatto che è avvenuto il mistero del Golgota. Il mistero del Golgota, oltre che la caduta luciferica, abbiamo detto, e la caduta arimanica, quindi la cacciata dal paradiso, e dall'altro lato la magia nera durante la metà dell'Atlantide, che avviene a causa dell'uccisione di Abele da parte di Caino, fondamentalmente porta, riequilibra e mette in relazione Adamo ed Eva, Caino e Abele, li pone in un perfetto equilibrio. E da quel momento lì, dal mistero del Golgota, è possibile per queste due correnti unirsi. Queste due correnti sono il mistero cosiddetto, di cui Steiner parla, il mistero dei due Giovanni. Giovanni Battista, via dell'acqua, quindi abelita, e Giovanni l'Evangelista, la via del fuoco, cainita, che diventano, dopo la decapitazione del Battista, un unico essere. Il sé spirituale del Battista diventa, è coincidente al sé spirituale di Giovanni l'Evangelista. E quindi da quel momento c'è tutta una corrente, che è la corrente che prima chiameremmo, diciamo, dei cosiddetto Misraim, viene da questi misteri egizi che si uniscono ai misteri cristiani, poi templari e poi quella che chiamiamo la cerchia rosicrociana. E tutto questo mistero è il fatto che nella Sofia stanno sia Abele che Caino, ma stavolta non è più Abele che prevale, ma è Caino, perché è il solare, perché Cristo è lo spirito del sole, come Caino. E tra l'altro la distruzione del primo Goetheanum, dal punto di vista fisico-sensibile, avviene per questo motivo, ne abbiamo parlato anche durante la visita Dornach. Avviene perché Steiner mostra come esporre l'ostia al sole, ai sacerdoti che avrebbero fatto, diciamo, formato il nucleo della comunità dei cristiani. Quindi era Caino che faceva vedere ad Abele come rinnovare il proprio culto. Non erano ancora pronti e quindi è successo quello che è successo. E infatti il secondo Goetheanum è un contenitore, è uno scrigno del primo, come dire, finché l'umanità non sarà pronta, e forse in realtà, da un certo punto di vista, la domanda che ci poniamo, servizio di Misraim sì, servizio di Misraim no, significa che fondamentalmente prontissimi non lo siamo, anche se siamo nell'ambito antroposofico, perché ci fermiamo su una dogmatizzazione che è abelita. Il dogma è un bisogno di Abele, non di Caino. Caino è l'uomo del dubbio, se vogliamo.
Il massone viene detto anche l'uomo del dubbio, perché? Perché colui che sperimenta, fa un esperimento, è un'iniziativa. Steiner quante iniziative ha portato avanti dicendo anche questa è fallita? Lo scrive nella sua autobiografia. E dice anche che ha fatto le cose prima in un modo e poi ci ha provato in un altro perché il mondo spirituale non ha risposto a quel modo. Per esempio il congresso di Monaco, quando nuovamente ha fondato la società per le arti e la società per le arti teosofiche veniva chiamata. Quella non ha avuto in realtà poi uno sbocco successivo, anche se poi si è trasformata nelle varie branche dell'antroposofia in un altro modo. Forse era necessario dividersi dalla società teosofica affinché quell'impulso potesse essere portato in un modo maturo, no? Quindi anche con il Caino che sperimenta, che si pone il punto di domanda, è colui che sbaglia, è colui che uccide Abele, però uccidendo Abele, torna sui suoi passi e costruisce il Tempio di Salomone. Quindi la posizione è molto diversa. La posizione del sacerdozio è quella fondamentalmente di una ricezione, di una preservazione. Quella di Caino è un esperimento e un'evoluzione. Una trasformazione È una trasformazione e l'umanità in generale oggi è cainita fondamentalmente, tutti, anche quelli che hanno più tendenza alla preservazione, ma fondamentalmente è cainita. Siamo tutti chiamati ad essere più cainiti che non abiliti oggi, diciamo così. chiamati. Siamo chiamati, anche se la nostra tendenza magari va nell'altra direzione, ma è la realtà che ce lo chiede, non è che. Altrimenti si fa l'altra scelta di conchiudersi in un'isola felice e godersi di quello che si ha, che allora quella è una scelta che avvicina la via orientale sicuramente e che diciamo prende le distanze da quello che è l'evoluzione del mondo. Quindi per questo il terzo grado del servizio di ministrazione si chiama maestro, che è il maestro massone, che è il precisamente si chiama Maestro di San Giovanni Giovanneo, e questo Giovanni Giovanneo lo capite da prima, è il mistero dei due Giovanni. Quindi è un maestro che unisce l'aspetto cainita e abilita, l'aspetto battista e l'aspetto evangelista. Tant'è vero che in massoneria il Vangelo che viene aperto è sempre, anche la massoneria altra, voglio dire, quella della Gran Loggia d'Inghilterra, piuttosto che tutte le altre massonerie del mondo, di fondo aprono la Bibbia sul prologo del Vangelo di Giovanni. Possono mettere anche altri libri sacri, ma fondamentalmente nei paesi occidentali questo è. La festa principale che festeggiano però è San Giovanni Battista, quindi a giugno, a fine giugno. Quindi i due Giovanni sono già presenti in nuce nella massoneria perché? Perché la massoneria fondamentalmente è stata fondata dalla Cerchia Rosicrociana come forma di reclutamento di coloro e di, diciamo, infusione di significati spirituali attraverso i simboli di coloro che potevano essere effettivamente pronti per entrare nella Cerchia Rosicrociana. Adesso si parla dell'epoca medievale, tardo medievale, rinascimentale, fino ad arrivare al Settecento, dove abbiamo Cagliostro, Christian Rosenkreuz, che sono l'emblema, diciamo, e Saint-Germain, che è sempre un'incarnazione di Christian Rosenkreuz, come, diciamo, entrano nella storia a quel punto lì, no? Nella storia anche al di fuori, con tutti gli equivoci che vengono a crearsi. Quindi ognuno, così come il sacerdote è il mediatore, ogni maestro è mediatore di quanto ha compreso del mondo spirituale fino al terzo grado, che è un grado di resurrezione. Quindi non c'è più, cioè al di là dei ruoli e al di là del fatto che comunque una certa struttura, una certa guida c'è, ma fondamentalmente poi durante il servizio di Mizraim ognuno è individualmente responsabile e offrente il servizio a pieno titolo. È un organismo, è un uomo, è un essere umano, il tempio, i cui ufficiali, che sono coloro che prestano servizio agli altari, sono gli organi che
hanno un funzionamento loro. Quando Steiner dice il tempio che si è fatto uomo, sta intendendo questo. Nella piccola cupola del primo Goetheanum si celebrava il servizio dei minstri. Ma adesso non si celebra più. No, le ultime cerimonie, da quello che si sa, appunto, da queste storie raccolte durante il l'archiviazione, diciamo, il ripartire con il servizio dei Misrim, è che fino agli anni 70 circa, gli ultimi membri del servizio dei Misrim, quindi ancora diciamo che erano a cavallo tra le due guerre, hanno celebrato nel secondo Goetheanum, nella sala piccola, nella parte inferiore, che è chiamata anche la sala della pietra di fondazione, perché è l'equivalente della piccola cupola sprofondata, che viene a sprofondare sotto la grande a protezione, però la più vicina alla pietra di fondazione. Quindi lì sono state celebrate ancora dei gradi del servizio di Misraim degli incontri. Detto questo, questo materiale deriva da collezioni che sono nel Goetheanum, che sono state poi recuperate dalle persone che avevano delle copie, anche perché in realtà noi dobbiamo pensare, cosa abbastanza, diciamo, particolare, che, e ovviamente questo oggi forse non è più possibile, che i rituali venivano imparati a memoria. Quindi fondamentalmente di scritto c'era una traccia, che esiste ancora, ci sono i taccuini da cui poi sono tratta questa pubblicazione, sia scritta da Steiner che da Marie Steiner. Ma Steiner fondamentalmente improvvisava sulla base del tema che aveva in quella parte particolare del rituale, quindi ci sono tante versioni che dipendono dalle variazioni che Steiner portava, seppure con lo stesso tema, in quella parte del rituale, ed erano recitati a memoria. Recitati a memoria o in quel Erano momento. entrambe le cose. Steiner improvvisava, ma le parti fisse venivano recitate a memoria. Per esempio, ci sono delle parti che sono più raccontate, dell'Atlantide, della Lemuria, eccetera, eccetera. Quello è qualcosa che veniva proposto in vivo. Altre invece erano le formule, per esempio, fratelli dell'età presente, passato, eccetera, eccetera, era qualcosa di più fisso. E l'arte drammatica, l'arte della parola, l'euritmia, il movimento artistico, nasce tutto nel laboratorio del tempio del servizio di Misraim. Tutte le varie branche dell'antroposofia essenzialmente nascono, con poche eccezioni, nascono nell'ambito del servizio di Misraim. Perché serviva tutto, perché doveva contenere una summa di tutta un'impostazione spirituale. Allora, qui non rimane nient'altro che come si fa. Non rimane nient'altro che adesso possiamo, direi, fare l'apertura, fare questa meditazione, se non ci sono altre domande, e poi procedere alla chiusura, e magari sorgono anche, se c'è ancora del tempo, delle altre domande. A me mi sembra molto chiaro che la cosa è più che necessaria. Più necessaria. Non mi rendo conto io di come si possa fare un tempio, mi rendo conto però dell'essenzialità di questa presenza del tempio fisico, a Certo. parte il nostro individuale, ma anche del tempio fisico li vedo un poco più difficile l'attuazione. Però l'importanza la riesco a capire, però faremo quello che sarà possibile, Una volta visto che cosa comporta, secondo me è più possibile, diventa immaginabile in modo più pratico sì, e per questo più hai parlato di applicabile. Copenaghen. Sì. Chiaro, mi sembra molto chiaro. Io ho una domanda, scusa, Certo.
base, proprio base. Sì. Ma tanto per non essere proprio che non so la cosa principale, probabilmente, ma Misraim sta per Egitto vuol dire, perché è un nome di uno dei, diciamo, dei figli, dei discendenti di Noè. Si chiama Mizraim ed è Omizr e vuol dire Egitto. È uno, diciamo, dei fondatori della diaspora che forma, diciamo, le 12 tribù dalla quale poi i cosiddetti popoli di Israele, uno di questi è Mizraim. Steiner dice che il servizio di Mizraim, cioè il servizio egizio sarebbe, questa è una leggenda che era stata preservata anche in certi gradi della massoneria egizia precedentemente. Un sacerdote di Serapis, del tempio di Serapis ad Alessandria d'Egitto, questo sacerdote si chiamava Ormus, che peraltro ha un'associazione con Ormazd, che sarebbe Ahura Mazda, o che è lo spirito solare. Ormus sostanzialmente si incontra ad Alessandria d'Egitto con l'evangelista Marco. E l'evangelista Marco che anche lì, cioè simbolo del fuoco, nuovamente converte al cristianesimo. Quindi quello che succede è che da un lato viene infuso il cristianesimo entro il culto di Serapis. Questa unione dei misteri cristiani e dei misteri egizi, quindi Serapis è fondamentalmente una forma tarda dell'unione di Osiride e Apis, il toro Apis, abbiamo detto che la cultura egizia è la cultura del toro. Questa unione di Osiride, Apis, e quindi conteneva anche i misteri di Osiride Horus, di Iside Horus, e il cristianesimo, forma un nuovo culto. Questo nuovo culto si chiama Mizraim, servizio di Mizraim, che recupereranno i templari quando arriveranno fondamentalmente in Terra Santa. Quindi una delle conoscenze di cui i templari sono venuti appunto a conoscenza è che poi formerà la loro idea che il tempio, cioè la chiesa, che loro chiamano tempio, debba essere circolare. Qui torniamo forme del Malsh, Stoccarda, del Goetheanum, è che è questo servizio di Mizraim, questa unione dell'ermetismo con il cristianesimo. Che poi, se ci pensate, è nuovamente perché i templari verranno infusi nei Rosa Croce, la rosa che è il simbolo di Iside, Sofia, e la croce che è il simbolo del mistero del dolore. Quindi questo è il significato del perché si chiama Mizraim. Un altro nome che gli dà è servizio di Michael. Perché ovviamente si parte dal pensare vivente, cioè lo scopo è la comunione nel pensiero vivente. Studiando questo libro mi aveva colpito questa frase che poi me la sono ricopiata, e che è: unione significa la possibilità che un essere superiore si esprima attraverso i membri che si sono uniti. Questo è quanto è auspicabile e quanto è effettivamente l'anelito di realizzazione del culto. Ovviamente è qualcosa in cui si cresce all'interno, cioè è ovvio che all'inizio le prime prove saranno magari più stentate, però fondamentalmente man mano che si pratica si acquisisce una sensibilità verso quello che si fa. Per esempio, una delle cose fondamentali è quando si compie un errore, per qualsiasi motivo, non bisogna correggerlo, bisogna andare avanti, Esatto, perché notato. se si corregge, si spezza Interrompe. il processo per il quale il pensare viene compenetrato dallo spirituale. Lo spirituale, cioè in realtà siamo noi che abbiamo bisogno di quelle parole per entrare in quello stato.
non è lo spirituale che ne ha bisogno, ma siamo noi che abbiamo bisogno di quella chiave di accesso. Lo spirituale è come se fosse già presente, ma può entrare se noi apriamo quella porta con quella chiave. Di conseguenza, l'errore, quando noi lo pialliamo nel processo nel complesso, diciamo, è qualcosa di irrisorio, ovviamente se non è qualcosa di eclatante, che allora cambia il significato, ma di massima, se c'è il suono del campanello prima o dopo, se c'è una parola che viene sostituita ad un'altra, non fa niente nel complesso. L'importante è che fluisca il processo. E poi ci sarà una volta che questo avverrà fondamentalmente senza errori sostanziali. Quindi nel momento in cui si sta leggendo e ad esempio non si accorge che ha sbagliato la parola, finisco di dirla e poi la ripeto, giusta? Questa è un'altra possibilità, ma spezza il tuo ritmo diciamo, di chi lo interpreta. Si Ok, quindi. legge la parola eventualmente sbagliata e o si fa una pausa e poi si procede, oppure si procede. Quindi non la dico giusta com'è, cioè No. non riprendo la frase per No. quello che è, racconti. Peraltro, la dimostrazione di ciò è che durante un'apertura, una chiusura rituale, non si possono esprimere opinioni. Cioè io non posso mettermi a parlare come sto facendo adesso, che quindi ho messo insieme delle conoscenze pregresse, dei dati storici, delle mie opinioni personali, diciamo dei miei punti di vista, dei vostri, delle domande. Non si può. Perché rende profano, diciamo, desacralizza, ovvero spezza la comunione col mondo spirituale. Quindi è un organismo che noi dobbiamo dargli la vita attraverso il processo. Quindi di conseguenza, dandogli questo processo vivente, non lo possiamo interrompere nel suo sviluppo. È come se noi volessimo aprire il forno prima che il pane abbia raggiunto il massimo della lievitazione. Come dire che se anche leggo una parola, mi accorgo che è sbagliata, però il tono della voce, cioè la comunicazione non verbale è fluida, è cioè quello che è più importante del come più di quella parola che ho, Esattamente, è il è come. mantenere quella delicatezza, quella bellezza, quel movimento, quella Sì. musicalità, tutta questa armonia, è più importante che interrompere quello durante quella Esattamente. pratica. Questo permette, diciamo, noi diciamo mondo spirituale in generale, mondi soprasensibili in generale, ma se leggete bene, approfonditamente, le lezioni esoteriche associate ai rituali del servizio di Misre, opere omnia 265, Steiner parla chiaramente del fatto che nei rituali sono i maestri che si manifestano. Quindi ma i maestri come i mediatori tra l'uomo e i mondi spirituali. Quindi il servizio di Misre è stato dato in quella forma a Steiner da Christian Rosenkreuz e Gesù Zarathustra, che quindi fondamentalmente sono le loro parole, in un certo senso, che lui ha riportato, che è quello che accadeva durante le lezioni della sezione esoterica, che sono trascritte in Opera Omnia 266 e in altre indicazioni per una scuola esoterica, eccetera, eccetera, c'è proprio scritto nelle trascrizioni che i membri hanno fatto a posteriori, perché non potevano farle durante le lezioni esoteriche. È scritto: queste sono le parole dei maestri, due punti. Quindi se io inserisco una cosa o un'altra, qualsiasi cosa inserisca è qualcosa che spezza quel processo. E questo lo si accorge perché se quando avviene anche, in un certo senso, se, avrebbe in piccolo anche se noi lo facessimo, diciamo, solamente come recitato, come qualcosa di parlato, ci se ne accorge. E quando si ha questa sensibilità verso la pratica rituale, ti accorgi proprio che l'errore fondamentalmente non è così importante nella maggioranza dei casi. E la struttura del tempio stesso ti rende più difficile sbagliare, perché tiene insieme il processo. Noi adesso lo facciamo quasi a livello immaginativo, a livello astrale, dobbiamo immaginarlo dentro di noi. Però
ma quando lo vedi scompaginato all'esterno come immagine esteriore, te lo suggerisce il tempio stesso, quello che è il gesto e l'atto, ovviamente vederlo anche praticato. L'ambiente può creare o meno sacralità. Certo. Per esempio la qualità dell'ambiente qui, da quando è stato dipinto da te, appunto con le velature, è cambiata molto, soprattutto la parte quella di accoglienza, diciamo, subito all'inizio. Quindi chi l'ha visto prima e dopo può sicuramente dirlo. Questo già suggerisce che quando tu hai una struttura e gli dai un certo carattere, cambia. E ovviamente è più facile se tutti collaborano a farlo. Da solo ognuno cerca di fare il suo meglio, ma chiaramente fa quello che può. Il tema del servizio di Misraim, a livello, diciamo, della descrizione del processo, è quello che trovate nella Fiaba di Goethe. Quando leggete i commentari che Steiner fa della Fiaba di Goethe, quindi in realtà è tutto in nuce, perché la conferenza sulla Fiaba di Goethe è la prima conferenza che Steiner identifica come effettivamente prodotta, data da un contenuto completamente sovrasensibile che lui abbia mai fatto fino a quel momento. Quindi il servizio di Misraim è una scompaginazione, una resa della fiaba di Goethe. Se vedete i disegni di Hermann Linde, che è stato un artista, che è stato un discepolo esoterico di Steiner, che ha dipinto anche per il primo Goetheanum, quelle che rappresenta come fiaba di Goethe, sono gradi del servizio di Misraim, in forma più fantastica, immaginativa, ma fondamentalmente circolo, scorre perfettamente. Quindi è un po' il segreto di Pulcinella della società antroposofica, diciamo così, ok? Della vita antroposofica, perché è spiaccicata dappertutto, cioè lo trovate sulle vetrate del Goetheanum, lo trovate nelle forme del Goetheanum, lo trovate negli archivi del Goetheanum, lo trovate nel rappresentante dell'umanità che stava a Oriente, cioè all'est, dietro all'altare della saggezza, lo trovate negli disegni che Steiner fa, nelle conferenze. Quando conosci il contenuto dei gradi del servizio di Misraim, puoi dire se una lezione esoterica appartiene a un grado e a quale tema, di quale tema sta parlando. In Operam 266 ci sono fondamentalmente quasi tutte le lezioni di quasi tutti i gradi, essenzialmente. Altre domande? Una curiosità, Sì? Rita, che questi nomi sono Mara Egidio. Egidio. E venite da? Provincia di Sondrio, Tirano. Rimano a confine con la Svizzera, siamo Ah, abbastanza avete lontani. fatto un viaggio lungo? Sì, però siamo stati nel video di Esodo, abbiamo preso 3 giorni. Abbiamo confidato, sì. Siccome quest'estate non abbiamo fatto vacanza, Tirano è bellissimo. Tirano è bellissimo. Sì, Questo sta. trenino rosso di Bertolt. San Moritz. Volevo solo chiedere se Monstico. voi, non so, se San siete già stati in Danimarca oppure no. No, Siete non stati? in No. Danimarca. Ah, no. No, ci sono stati dei tentativi, almeno due, l'ultimo quest'estate, che poi però non è possibile partire, e quindi di conseguenza per 2 anni ho provato a organizzare un viaggio per andare tutti là. Se sarà lo faremo insieme, insomma, Esatto, questo ce la esattamente. carriera. Costruiamo l'aereo. Esatto. E anche dei permessi, per qualunque pandemia ci possa essere, 2020, 2021, eccetera, eccetera. Io penso che siamo molto fortunati, essendo noi stati a Melson. Ah, beh, quello è un evento. Era la prima volta anche per me, quindi di conseguenza, e anche quel modo in cui esponevo Arlesheim, il
l'Ermitage, sì, che è quello un posto sì. molto bello, quindi magari nel futuro, tornando a Malch, magari con una nuova esperienza che tutti esatto. abbiamo vissuto, e sarebbe forse qualcosa che merita essere... Tremerà. Sì, perché ogni volta che apriamo ritualmente, io mi sento ancora lì. Non so se a voi succede, però io è come se torno lì. È stato molto molto forte e molto decisivo secondo me, e anche comunque l'Ermitage ha avuto il suo ruolo, perché ci ha collegato a quello che era il passato, quindi forse è la prima volta che vedo Dorna che in questo senso, leggendola in questo senso, come intendevo farlo, quindi da un passato passando a un presente arrivando a un futuro. Quindi... Beh, è come se Steiner per forza di cose doveva andare lì, mica a Monaco, doveva certo, andare là, certo. E Cagliostro gli aveva già preparato certo, il terreno. Certamente, infatti quel terreno gli è stato poi donato, quello della collina di Dorna, quindi in realtà si è reso disponibile spontaneamente, sapendo perfettamente Steiner che Cagliostro e Paracelso avevano operato in quella zona, ci sono anche le zone del Graal. Sono le zone di Parsifal, quelle che descrive von Eschenbach sì. quando scrive il Parsifal. Quindi è un continuo rinnovarsi di questa storia, diciamo, esoterica, del cristianesimo esoterico. Quel punto lì, il punto, diciamo, quando si è sull'Ermitage, si guarda alle montagne che stanno intorno, diciamo guardando dal terrazzo del castello di Arles, dell'Ermitage, verso destra, quelle sono quella parte che divide fondamentalmente l'area francese da quella tedesca. Lì c'è l'incontro tra la corrente del Graal che va dalla Germania verso la Francia e la corrente di Re Artù che dall'Inghilterra scende fino alla Francia. Quindi lì è la fine di una storia, di un ciclo arturiano e l'inizio del ciclo del Graal, che è più individuale, da qualcosa che è comunitario, che è il ciclo arturiano dei 12 cavalieri, diventa qualcosa che ognuno deve conquistare per sé e che conquistano i cavalieri della parola, che sono i cavalieri del Graal. Quel terreno lì, io sono stata poi anche, noi non siamo andati, ma in quelle grotte. Nelle grotte. Sì, di quel parco. Purtroppo è stato un po' provante per tutti, ma meritava andarle a vedere. Sì, perché io dirò adesso una cosa che tenetevi sulle sedie, perché per me è scioccante, sì. La prima volta che sono stata là, sono andata dentro senza sapere niente, non ho un po'. Non sapevo niente di Cagliostro, niente. Allora vado dentro ed ero l'ultima, altri erano davanti a me e c'era lì una melma, sai, quel muschio che c'è per terra. No? A un certo punto nessuno, cioè quelli che sono andati più avanti, nessuno dietro, sento una voce, no? Mi dice, te l'avevo detto che saresti tornata. Io sono rimasta, ero sola. Una roba da non raccontare, però... Vi dico che quelle robe parlano lì dentro. Là dentro c'è qualcosa, no? C'è, ma proprio te lo senti. È stato intriso. È intriso, sì. In ogni pietra, in ogni buco là. È una cosa incredibile, si può sentire. È molto tangibile, sì. Sì. Poi con te quando siamo stati, quella panca... L'osservatorio là, che osserva sì. là sulla valle. Dove c'è il sigillo di Cagliostro. Sì, lì anche una roba. Io non so dove mettere queste cose, non so, sono una persona normale, in carne e ossa, però si sentono queste cose, si sente proprio. E allora, quando le senti, dico, ma non è vero, ma non è vero. No, però dopo dice, ma no, doveva andare così. Non c'è niente da fare. Steiner... doveva finire là con quel progetto, non c'è niente da fare, era una cosa già fatta, scritta, programmata, come si suole. E probabilmente adesso è proprio, si sente questa esigenza di questo culto per portare
rinnovare un'altra volta, ma non è proprio sostanziale questa cosa, perché così sarà ancora, non so per quanto tempo, ma noi dobbiamo sostanziarla. Sostanziarla, sì, questo è il tentativo, l'iniziativa.